Una lunga storia, quella dell'attuale liceo linguistico delle scienze umane, musicale e artistico Lucrezia della Valle. Nasce nel 1862 come scuola normale maschile per formare maestri. Nel 1923 apre le porte anche alle ragazze, diventa istituto magistrale e viene intitolato a Lucrezia della Valle, donna di cultura e membro dell'Accademia Cosentina, nata nella seconda metà del Cinquecento. La scuola nel tempo si è rinnovata, dando impulso a molteplici attività volte a favorire la vocazione e i talenti naturali dei giovani studenti. Numerosi progetti europei finanziati dal MIUR, dall'ente regione e dall'Unione Europea, che hanno reso possibile una serie di iniziative di grande spessore. Abbiamo aderito veramente con grande piacere a Piano Estate del Ministero dell'Istruzione, che appunto consente ai nostri studenti di andare oltre le mura della scuola, perché il nostro scopo fondamentale è uscire fuori dal perimetro scolastico. Dobbiamo andare fuori perché la scuola deve interagire col territorio. E qual è il modo migliore di una buona musica, no? Mette in evidenza appunto le nostre doti artistiche, le nostre doti musicali, quindi anche coreutiche, di danza, di ballo. E quindi questo, dal mio punto di vista, è molto molto bello. La scuola, pur trasformandosi negli anni, non ha mai perso di vista l'obiettivo principale, che è quello di formare giovani che a loro volta saranno maestri non solo di cultura, ma soprattutto di vita, tenendo sempre conto che la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.